Siamo in compagnia di Elena Regina, autrice di un telo dipinto a mano che copre la panchina su cui siamo seduti, ovvero è stata scoperta oggi, questa mattina, la presenza del presidente Zaia, ma ogni installazione che verrà effettuata nei vari comuni veronesi sarà anticipata quindi da questo tipo di pittura. Com'è nata l'idea, Elena, di realizzare quest'opera che va a coprire un'altra opera? Che significato ha? Allora, l'idea è venuta a Jesus, che mi ha dato 5 giorni per realizzarla, perché ha detto: mi serve assolutamente un telo per coprire la panchina e poi scoprirla quando sarà l'inaugurazione. Io ho detto: devo reinterpretare questo tema della violenza, quindi ho pensato come poteva sentirsi una donna che subisce questa violenza, e da lì ho pensato che è come una spirale di dolore dal quale una donna difficilmente riesce ad uscirne. E infatti sulla tela c'è una parte tutta con colori cupi, e al centro di questa spirale c'è una mano che sembra una mano di mostro, ed è la mano del suo soggiogatore, insomma, di chi le fa violenza. Poi ho pensato che comunque la donna deve denunciare, e la denuncia viene attraverso questo simbolo, che è il simbolo del fiocco, che è il simbolo della donna per noi, nella nostra cultura. E in questo caso la donna è riuscita a denunciare e a uscire da questa oppressione, e a spiccare il volo, a ritrovare la sua identità, la sua libertà. Rappresenta anche un patto per gli amministratori stessi, perché sappiamo che ogni opera verrà firmata dai tutti i sindaci. Oggi è stata firmata dal presidente Zaia, proprio per ribadire questo impegno importante anche a livello istituzionale. Esatto, questa, diciamo che va tanto di moda la parola rete, allora facciamo rete contro la violenza.